Buongiorno a tutti, sono Riccardo Muti, capogruppo del Movimento 5 Stelle della Camera. Intanto grazie per essere venuti, sarò molto breve anche perché in territorio c'è l'esame del decreto del fare, quindi siamo in corso della votazione degli emendamenti. Diciamo che io sono sempre stata una persona che non ama dilungarsi e cerca di andare subito al concreto anche per dare un po' di efficienza a quello che è il momento di incontro fra le persone. E quello che volevo sottolineare era come noi, nel Movimento 5 Stelle, ci teniamo al concetto di fare rete, che non è solamente il concetto della rete internet, ma appunto mettere insieme un insieme di soggetti, di persone e di realtà che, partendo anche da punti di vista differenti, da posizioni e interessi differenti, confrontandosi, avendo diciamo la capacità di ascoltarsi ed essendo propositivi senza giri di parole, andando subito alle proposte e ad evidenziare quali sono i problemi, si possono fare dei confronti magari utili per tutti anziché perdere tempo come spesso capita, perché diciamoci la verità, ci sono sempre stati in passato magari dei convegni che però sono sempre giri di parole, fumo, ma poca concretezza. Ecco, quindi diciamo il nostro obiettivo è partire da posizioni differenti, infatti oggi c'è dall'ABI, i sindacati, l'industria, l'edilizia e tantissime altre associazioni, mi scuso se non le nomino tutte, ma sono veramente tante le realtà presenti qui che appunto possono avere un momento reale di confronto, anche magari non essendo d'accordo con le varie posizioni, però si può trovare qualcosa di positivo su questo. Un'altra cosa che secondo me è importante da dire è che purtroppo la politica in questi anni ha parlato tanto, però ormai gli investimenti nei vari settori sono sempre più scarsi, perché comunque il paese, non avendo credibilità ed essendo sempre in bilico, non avendo una stabilità non solo di governo ma proprio come paese, ovviamente questo non permette a un investitore italiano, straniero che esso sia, di credere nel paese Italia. Quindi secondo noi l'aspetto della credibilità della politica è fondamentale. In questo diciamo che noi ancora abbiamo della credibilità e come siamo pensati da tutto il mondo della politica, e come dicevo grazie a qualcuno di voi, è chiaro che dobbiamo essere più incisivi, dobbiamo crescere da questo punto di vista. Noi abbiamo comunque una difficoltà che è quella di diventare un gruppo sempre più unito, ma anche appunto che non si culla e non parte da posizioni. Noi lo sappiamo che è così, ma bisogna avere la voglia di studiare nonostante i tanti impegni, perché studiando si possono apprendere tante cose che magari non sapevamo in precedenza. Ovviamente ci vuole un po' di tempo, perché noi siamo qui da 4 mesi, anche se da anni ci troviamo sul territorio, però per riuscire ad apportare una serie di cambiamenti anche grossi ed essere maggiormente incisivi su certi temi, serve purtroppo del tempo. Stiamo cercando di comprimerlo quanto più possibile, perché magari servirebbe qualche anno per arrivare a tal punto, però stiamo cercando di ottenere un risultato che magari nel giro di qualche altro mese possa dire e far dire alle persone: questi del Movimento 5 Stelle sono veramente cresciuti e sono arrivati a un livello veramente, oltre che credibile, anche affidabile e di competenza elevata. Quindi nient'altro, vi faccio il mio benvenuto per questo incontro. Grazie a tutti. Attività produttive, energia, turismo. E innanzitutto grazie di essere qui, diciamo, se vedo tante persone significa che gli argomenti di cui tratteremo oggi sono sicuramente molto interessanti. E questa, come diceva prima il mio collega Nuti, è proprio la filosofia del Movimento 5 Stelle: portare le associazioni, portare le imprese, portare gli imprenditori, portare chi è nel settore, sederli attorno ad un tavolo e con loro discutere di proposte, di idee. E
D'altra parte, anche noi parlamentari, specialmente noi che magari siamo alla prima esperienza, abbiamo bisogno delle vostre idee ma anche delle vostre professionalità. E io penso che, al di là del colore politico, però penso che se la politica andasse in questo settore, forse risparmieremo davvero tanta burocrazia, forse le nostre imprese troveranno un mercato più sicuro. Ecco perché certe volte io sono un ingegnere, lavoro come professionista nel settore della riqualificazione energetica degli edifici, e molte volte è molto meglio non, che parlo anche come tecnico, trovare una norma imperfetta che però generi una delle cose semplici, cioè sia capibile, che effettivamente vengano fatti dei controlli, effettivamente il professionista lavori in sicurezza con una certa pianificazione del proprio operato, che cercare di descrivere tutte le possibili situazioni inimmaginabili e quindi aumentare la burocrazia. Ecco perché anche sul decreto dell'ecobonus, uno dei nostri lavori che stiamo facendo come Movimento 5 Stelle è proprio cercare di far sedere i professionisti con il legislativo, perché molti termini sono imprecisi, molte diciamo, linee guida di fatto sono inapplicabili. Allora, se siamo qui oggi, effettivamente, perché tutti sappiamo che è importantissimo parlare di riqualificazione energetica, non sono certo io che vi devo dare dei numeri che sappiamo tutti, soprattutto voi esperti del settore, ma siamo qui proprio noi per ascoltare le vostre esperienze. Io vengo dalla Germania, io ho lavorato come ingegnere in Germania, e la cultura è un po' diversa, e questa è una riflessione che vorrei fare anche con tutti voi. Mentre qui in Italia si va sempre a guardare l'investimento dal punto di vista economico, io come ingegnere mi sono trovato a parlare con tanti investitori, io lavoravo nella riqualificazione del fotovoltaico, che vedevano il business plan, guardavano l'ultima cifra finale, e guarda caso, come investimento, qualora andassero a investire fosse in una macchinaria della propria azienda, forse non sarebbe stato il migliore investimento. In Germania c'era una grande attenzione invece per l'ambiente, per un investimento lungimirante. E questo è forse anche un cambio di mentalità. E questo deriva sia dai politici e sia anche dalle associazioni che lavorano nel settore, in modo tale da dare più conoscenza di quali possono essere le opportunità, proprio anche al consumatore, anche alla persona che non se ne intenda, quali possono essere gli strumenti che hanno a disposizione. È chiaro che, parlando proprio di numeri fatti dal centro studio, mi pare, dell'Ordine degli Ingegneri, si parla che uno sviluppo, una scommessa sulla green economy potrebbe generare 1.500.000 posti di lavoro, cioè passare dall'ingegneria dello spreco, che è stata diciamo negli anni, negli ultimi 20 anni, a quella dell'efficienza. Quindi, e soprattutto legata anche a un riutilizzo dei rifiuti. Allora, ecco che portando occupazione si porta al lavoro, una stabilità alle piccole e medie imprese. Facendo due calcoli proprio sulla piccola e media impresa, che è dove noi siamo focus, diciamo dove noi come Movimento 5 Stelle siamo anche focalizzati per ascoltare effettivamente le loro esigenze. La piccola e media impresa che in questo settore è risultata assolutamente innovative. Le imprese legate alla riqualificazione energetica, legate alla green economy, sono quelle che forse hanno innovato di più in questi ultimi 5-6 anni. Una piccola e media impresa che è il 99% del nostro tessuto industriale italiano. Una piccola e media impresa che
ha assunto dal 2009 ad oggi più di tutte le altre imprese, e non solo, ma anche fatto un po' da paracadute sociale alla famiglia in se stessa. Perché ricordiamo che molte volte nelle piccole imprese lavora tutta la famiglia, e quindi molto legata al territorio. Ecco perché noi crediamo effettivamente che la riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio sia uno dei principali motori per riprendere l'economia, per riprendere lo sviluppo economico. Io personalmente ho fatto una richiesta al governo di valutare quanto potrebbe essere il risparmio, la spesa di risparmio di costi, benefici nel riqualificare energeticamente gli edifici pubblici, almeno quelli, portandoli da classe G a classe C. Poi ci mettiamo sul petto della bilancia, vediamo. Io non voglio prendere, diciamo, dati che voi sicuramente le situazioni si fanno meglio di me, però se noi consideriamo un certo fondo, non so, dato alle grandi opere, e quanti posti di lavoro possono essere impiegati in una grande opera, e soprattutto di chi sono questi posti di lavoro, magari su quelle grandi multinazionali che vengono, costruiscono una grande opera e se ne vanno. Diamo lo stesso quantitativo economico, gli stessi soldi alla riqualificazione energetica degli edifici. Allora i posti di lavoro raddoppiano, quindi quadruplicano, ma non solo, crescono anche in massa, cioè non sono più, diciamo, operai generici, ma sono ingegneri, tecnici, sono architetti. È proprio lo sviluppo del made in Italy italiano, lo sviluppo del territorio, sono soldi che rimangono sul territorio. Allora, ecco che, giusto per chiudere, dicendo che forse anche dal punto di vista nostro legislativo, forse è vero che servono nuove leggi, però è vero che serve anche una certa lungimiranza, una certa pianificazione, che è forse quella che manca. Spostando in sei mesi si generano confusioni anche tra noi professionisti, e quindi difficilmente si riesce a rendere appetibili degli investimenti per i nostri clienti. Io parlo da ingegnere, nel senso, faccio vedere parlamentare, perché diciamo lì la mia è rimasta qui. Allora ecco che forse non servono per iniziare questo mercato, per renderlo stabile, per cambiare questa mentalità. Forse non servono nuove leggi, ma serve effettivamente una diversa comunicazione, anche perché forse la cosa principale è stata già scritta, nella nostra Costituzione. L'articolo più innovativo di tutti, l'articolo 9, dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Di nuovo, tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico, il vecchio, insieme allo stesso articolo. È scritto nella nostra Costituzione, che come qualcuno ha detto, quando entrerà in vigore sarà un mondo bellissimo. Grazie. Invece noi abbiamo la necessità
molto vitale, abbiamo la necessità di fare questa cosa. Sappiamo tutti, sapete molto meglio di noi, che l'efficientamento delle energie rinnovabili possono dare moltissimo, moltissimo, moltissimo lavoro, di cui oggi c'è veramente tanto bisogno. Il Parlamento in questo momento si sta lavorando sulle scuse, sulla copertura finanziaria, dice che le rinnovabili costano, dice che l'efficientamento costa, però non dice per esempio una cosa molto semplice che ha detto la Germania qualche settimana fa, che ha calcolato in 40 miliardi all'anno, 40 miliardi all'anno, il costo delle esternalità dovute alle fonti fossili, dovute alla produzione di energia da fonti fossili, 40 miliardi all'anno. Questa è una cifra che fa saltare qualsiasi conto sull'opportunità o meno di introdurre maggiore efficienza energetica e maggiori fonti rinnovabili in Italia. Quindi oggi abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di puntare all'efficienza energetica, alle rinnovabili, abbiamo bisogno di programmazione. Come ha detto Mattia, non si può andare avanti a volte di 6 mesi, di 1 anno, come facevano dal 2007 ad oggi. E c'è bisogno soprattutto, e questo lo sapete molto meglio voi, di minore burocrazia. Anche sabato siamo stati su una bellissima azienda che si occupa di riciclaggio plastico, in questo caso sono soffocate dalla burocrazia, voi lo sapete meglio di me, le aziende italiane sono soffocate dalla burocrazia, quindi anche in questo caso chiediamo la vostra assistenza per indicarci quali sono le strade principali per diminuire questa burocrazia. Adesso lascio la parola a voi perché veramente oggi noi siamo qui per ascoltare, grazie. Anziché sulla sostenibilità, anziché sulla sicurezza,
anche qui servono molti ordini. Allora, ci sono dei tempi che sono tecnici in cui le persone devono capire che cosa devono fare, devono attrezzarsi per rispondere a quelle che sono le restrizioni che il quadro normativo prevede, e soprattutto devono avere una coerenza sul territorio nazionale. Facciamo una piccola parentesi, ma tutti quanti la sappiate, non è possibile che la certificazione energetica, che attualmente l'utente finale vive come una tassa, perché questa è la verità, e questa è una criticità fortissima per il nostro paese, sia culturale sia per quanto riguarda lo sviluppo economico delle nostre aziende. Non è possibile che sul nostro territorio abbiamo 5 sistemi di certificazione diversificata, 4 sistemi diversi per certificare, ogni regione si organizza come meglio crede perché nell'autonomia che gli viene riconosciuta lo possono fare, senza avere un quadro in cui inserire queste attività e avere una omogeneizzazione. D'accordo che le regioni possono fare come meglio credono, ma è anche vero che se non diamo delle linee abbastanza contingentate, ci troviamo in questa situazione assurda, per cui anche qua lo sviluppo economico, l'efficientamento energetico degli edifici, ma mi pare logico che il professionista, se va in Lombardia si deve fare un corso della Lombardia, se va in Liguria deve farsi il corso della Liguria, se va in Piemonte, se va in Emilia Romagna, anziché in Sicilia, non è possibile. Non è possibile. Ordine, poi ordine, programmazione e pianificazione. Pianificazione che vuol dire? L'efficienza energetica sta sicuramente in testa a tutto. Noi come unità ci occupiamo di efficienza energetica e quindi voi giustamente vi aspettate che io vi dica efficienza energetica, recuperando e tutto il resto non vale. Non è così. Le risorse finanziarie, come sapete, sono poche. Dobbiamo utilizzarle, dobbiamo cercare di rendere il massimo del costo efficace degli interventi che noi portiamo avanti. Allora, abbiamo un problema di efficienza energetica, è certo che sì, l'ha detto prima il senatore, no, 40 miliardi, non è che sia uno scherzo, poi possiamo discutere di come, ma comunque sono sicuramente una cifra non dura. Ma la sismica ce la vogliamo mettere, la sismica? È possibile che io faccia un intervento integrato su un edificio per mettere una pavimentazione adeguata, qui poi ci sarebbe da discutere, ma è troppo lungo, quindi saltiamo. E poi devo intervenire perché devo mettere in sicurezza l'edificio, ma dove sta scritto? E poi devo intervenire perché devo anche andare a rispettare i criteri ambientali che il Ministero si è inventato all'ultimo momento. No, ci vuole un piano, una programmazione. Quindi questo vuol dire mettersi al tavolino tutti insieme, fare un grosso sforzo, che mi rendo conto non è vano, e cercare di programmare le attività. Diamo delle priorità, secondo il nostro punto di vista, l'efficienza energetica e sismica non possono più essere distrutte. Devono andare insieme. Servono più soldi, è vero, ma tanti soldi non ci stanno, quindi non si fa né l'uno né l'altro, e quando ci trovano si fa male, sia uno dell'altro. Quelle risorse che abbiamo, invece di spargerle a pioggia, come per esempio il Veneto 55%, le vogliamo indirizzare in maniera più razionale e dire d'accordo che tutti possano usufruire degli incentivi, d'accordo che non dobbiamo penalizzare nessuno nel settore della filiera. Però d'accordo che se abbiamo pochi euro cerchiamo di ottimizzarli e quindi di indirizzarli in maniera più significativa lì dove serve, in maniera da dare anche al nostro paese una risposta che abbia un significato e una valenza. Io vi faccio vedere soltanto due dati. Uno che mi interessa particolarmente perché poi non si capisce perché parliamo di efficienza e perché noi, della fattispecie di cui sto parlando, si fanno promotori di questi abbinamenti, quindi energia, sismicità, qualità ambientale e quant'altro. Perché il settore degli edifici è riconosciuto, questo ce lo dice l'Europa, non lo dice l'EMEA, non lo dice il governo, lo dice l'Europa, il settore degli edifici residenziali e non residenziali sono il settore da cui si può ottenere il massimo del risparmio energetico. Noi cercheremo di tenere dell'efficienza energetica rispetto agli altri settori, trasporti e industrie, con una peculiarità: intervenire sugli edifici non è come intervenire sull'industria. L'industria ha un processo, ha un core business e ha l'interesse per essere competitivi di contenere i costi, tra cui anche quelli energetici, quindi è già spinta per sé a fare qualcosa. Negli edifici noi abbiamo residenziale e non residenziale. All'interno di queste due categorie abbiamo pubblico e privato. All'interno di queste categorie abbiamo poi questi sistemi misti in cui c'è il pubblico e il privato insieme,
e poi il baldio. Ci sono anche altre funzioni che adesso non stiamo a dimenticare, ma che concorrono comunque a rendere il panorama sempre più eterogeneo. Quindi intervenire sugli edifici è sicuramente una priorità, anche dal punto di vista occupazionale, perché sempre adesso mi risparmio tutti questi parlati come ne dobbiamo fare, perché istituzionalmente siamo coloro i quali devono portare avanti i risultati che il paese ha ottenuto, ma insomma, tanto per dare potete leggere tranquillamente quello che dicono, ovviamente non le fate due strade, quindi esatto. Quindi per riprendere il discorso è chiaro che c'è anche il risvolto occupazionale. Ci sono tanti economisti che stanno facendo degli studi per cui dicono che per ogni milione di euro ci sono 17 unità in più da impiegare nel settore. Io non so come queste valutazioni siano state portate avanti, sicuramente avranno una consistenza scientifica per cui diamo per buono questo. Ma attenzione, allora, investire un milione di euro quando l'economia funziona fa tutto bene. Noi ci troviamo in una recessione pazzesca, ci sono poi, posso chiamarmi colleghi, li leggo da lì, che potranno capire meglio di me quanto è forte la crisi, quanta occupazione abbiamo perso negli ultimi 5 anni e quanto al momento l'intero settore della filiera è in una crisi spaventosa. Io ho girato un po' l'Italia, quindi vi posso assicurare che mediamente il 35% delle imprese del settore edilizio che falliscono è un dato vero, non è un dato inventato, ed è un dato spaventoso, vuol dire migliaia, centinaia di persone che rimangono a casa e imprenditori che non sono più in grado di portare avanti le proprie attività. Questo, scusate, non è poco, questo è un dato che secondo me andrebbe letto con maggiore attenzione soprattutto dalla politica. Comunque adesso, per rimanere nei tempi e non andare troppo a sforare, io volevo farvi vedere un po', si diceva gli incentivi. Allora, gli incentivi, funzionano gli incentivi? Insomma, dire di no sarebbe veramente una cattiveria. Dire di sì, però sarebbe un'affermazione un po' forte. Io preferisco dire che gli incentivi hanno risposto ad una aspettativa che ci si aspettava, scusate, e cioè di avere un piccolo bilancio, è un piccolo bilancio, signori, su 32 milioni di abitazioni, quelli che hanno usufruito degli incentivi sono una piccola parte, circa un milione e due, ma di questo milione e due la gran parte, e poi Nocera vi potrà illustrare meglio quanto vi dico, ha utilizzato degli interventi che dal punto di vista costo-beneficio e di risparmio energetico sono poco significativi, dobbiamo dirci. Cioè, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno, poi possiamo essere d'accordo, ma stanno così le cose. Quindi anche qua, quando vedete questi grafici, che sono tutti belli perché vedete che i titoli di efficienza energetica hanno raggiunto un certo livello di maturazione, sono utilizzati dall'industria, perché per quanto riguarda il civile l'utilizzo di questa misura è ancora molto molto basso, sempre per motivi di normativa, incertezza e quant'altro. Il 55% ha fatto qualcosa, ma questa misura risente fortemente dell'incertezza del quadro normativo. Non è possibile che una misura ogni anno venga reiterata, ogni 6 mesi non si sa che cosa succede, poi quando succede forse si cambia, poi non si cambia, poi nel momento che funziona cambiano le regole del gioco. Non è possibile. Come fa il mercato ad organizzarsi? Come fa un cittadino a dire, beh, io adesso programmo questo intervento, mi rivolgo a un soggetto, un professionista, un'impresa tipo io, e mi programmo quelli che saranno i lavori che voglio fare. Non lo fa, lo deve fare di corsa all'ultimo momento, perché scade, la procedura forse cambia, forse non cambia, forse la diminuiscono, l'impresa che viene lì ti dice, ah, guardi, sì, conviene che la fa subito, se vuole dare il 55% o il 50%, ma tenga conto che poi tutto sommato, se noi riuscissimo a trovare un accordo tra di noi, magari una parte non la dichiariamo tutta. Lei ha il suo beneficio, io non pago le tasse, cioè il mio beneficio, e alla fine una buona parte dei lavori si fa in garanzie senza un introito dello Stato. Quindi anche qua dobbiamo fare un po' di chiarezza. E poi ci sono i sistemi, le misure che sono di legge e quelle sicuramente concorrono all'efficienza energetica, ma anche qui si riferiscono a nuovo o a ristrutturazioni importanti, no?
nuovo, ma quando si costruisce del nuovo in Italia, 0,7%, non so se poi Massaro vorrà essere più preciso rispetto a quanto dico io, cioè praticamente stiamo ridendo, niente. La riqualificazione è sicuramente il cavallo di battaglia, allora anche qua. Ma possibile mai che il legislatore non si renda conto che non è possibile negli edifici che abbiamo in Italia, che sono ormai vetusti al 70% in antecedente agli anni 80, questo è il nostro patrimonio. Quindi edifici in cui non è pensabile, anche dal punto di vista di costo-beneficio, utilizzare le prescrizioni che attualmente sono in vigore in Italia. Bisogna trovare una forma e quindi trovare razionalmente delle misure che sempre tenendo conto dell'efficienza energetica, sempre tenendo conto della specificità della zona di mani, delle caratteristiche dell'edificio, di tutto quello che ne consegue, ci portino a dire in maniera più concreta e rispettosa di quelle che sono le priorità nei confronti dei cittadini, guarda che il tuo edificio che consuma tanto, consuma 180 kWh per quale anno, perché purtroppo anni 60 fa schifo. Tu, tenendo conto dell'impegno finanziario, il massimo che puoi raggiungere per delle stime degli studi che sono stati anche fatti, che possono anche essere messi a disposizione, puoi raggiungere il 40% di efficienza. Quindi quel 40%, tu quando fai la ristrutturazione, uno devi garantire, indipendentemente se devi mettere 10 cm, 8 cm, 20 cm, ci sono anche questi casi di isolante per fare il rapporto, per esempio. Oltre questa quota che io ho definito per legge, ma è un per cento, non può essere un numero assoluto, ti do una penalità, poi possiamo studiare le penalità che possono essere portate avanti e quindi dare una risposta concreta a un mercato che è in crisi, ad un settore che è confuso e soprattutto ad un cittadino che al momento, vi posso assicurare, perché poi purtroppo ci troviamo spesso a girare per convegni, seminari, incontri, è drammatico. È drammatico. Io scusami la foga e ringrazio, mi lascio anche qualche minuto in più e grazie a voi per l'attenzione. Roma per capirci, dovessimo cambiare una finestra
avremo come vincolo normativo quello di entrare con un parametro di 2 kWh. Questo cosa significa? Questo cosa significa? Significa aver cambiato tecnologia, aver rinnovato la prestazione e dare una richiesta più spinta rispetto a quello che è il quadro, che è quello che sostanzialmente ha già presentato il mio collega, cioè l'edilizia, che è quella degli anni 70-60, che ha delle pecche molto significative dal punto di vista delle prestazioni tecniche. Questo per quanto riguarda invece i valori vigenti per quanto riguarda una riqualificazione globale, ma non abbiamo il tempo di entrare in mezzo, era doveroso portarle perché immagino non fossero oggetto delle successive delle slide. Vediamo cosa si è prodotto sul territorio nel singolo anno, in maniera comparativa tra le varie regioni e nel corso delle varie analisi che abbiamo svolto anno su anno. Questi sono i parametri più significativi, cioè stiamo parlando di un meccanismo fiscale, quello del 55%, che nel solo anno 2011 ha prodotto 280.000 pratiche. È significativo dire che nell'anno precedente erano 405.000. È significativo dire che stiamo parlando di un meccanismo che ha mosso 3 miliardi e mezzo circa di euro, che ha prodotto sul territorio ogni anno circa 1.500 gigawatt all'anno e una serie di indicatori che vi ho riportato in dettaglio. Vediamo un altro elemento significativo. Come si distribuiscono le pratiche? Le pratiche, come vi ha accennato già il mio collega, tendono a preferire privilegiare in maniera significativa gli interventi semplici, la sostituzione degli infissi, svolge un ruolo significativo, e tralasciando altre tipologie di intervento, che sono quelle ad esempio sull'involucro opaco, che sono quelle che producono potenzialmente dei risparmi più alti. E questo è un primo alert, è un primo segnale di un meccanismo che ha dei suoi limiti, che va rivisto. A conferma di quello che vi ho appena detto, vediamo quelli che sono i risparmi presunti o comunque medi dell'intervento tipo per le varie tipologie che vi ho appena presentato. Vedete con chiarezza che gli infissi sono quelli che hanno un beneficio minore rispetto agli altri, pur avendo, come vi ho appena presentato, una diffusione di gran lunga maggiore rispetto agli altri. Gli interventi sullo parco hanno un beneficio potenziale di circa 10 volte rispetto a quello che ho diffuso. Bene, altro elemento che porto alla vostra attenzione. Come si distribuiscono questi interventi sul territorio? Se vi avessi portato i dati assoluti, avremmo avuto una classifica differente. Avremmo avuto la Lombardia con il 24-25% delle pratiche sul territorio, le aree più popolose ovviamente che di area alpina o subalpina che svolgono un ruolo prioritario, e sostanzialmente nel resto del paese poco più. È interessante vedere questo dato normalizzato su quella che è la popolazione residente, perché ovviamente altrimenti le regioni come la Val d'Aosta, il Molise, la Basilicata dovrebbero sparire dal punto di vista numerico, non hanno alcun tipo di potenziale per poter competere con delle regioni che hanno un substrato economico, un PIL e una popolazione decisamente fuori ordine di grandezza. Bene, facendo la breve, vediamo come gli effetti più significativi in termini di sensibilità a questo problema, almeno dal punto di vista numerico quantitativo, siano comunque le aree nelle quali tra l'altro abbiamo altri segnali di attenzione alle tematiche energetiche ambientali. Quindi dove abbiamo visto che una normativa sulla certificazione energetica è stata particolarmente attenta, comunque c'è molta sensibilità sul tema, vediamo dei risultati sicuramente più significativi. È altrettanto significativo in un momento di riflessione su questo meccanismo verificare, valutare e definire che le differenze tra le regioni italiane sono dell'ordine di grandezza del 10 volte. Cioè per ogni singola pratica che viene svolta nell'ultima regione, che può essere la Calabria o la Campania, ne vengono attivate 10 in Trentino, a Codice o in più dimensioni. Questo, a mio parere, al nostro parere come ne è un elemento molto importante. Altrettanto va da sé la distribuzione degli investimenti pro capite, perché se vediamo come sono stati distribuiti i finanziamenti che il mio collega definiva a pioggia sul territorio, beh,
vediamo che questo tipo di finanziamento non è stato omogeneo sul territorio. Per lo stesso tipo di logica, in funzione del numero di pratiche effettuate, della tipologia di pratiche effettuate e della popolazione residente, vediamo che con più, ancora maggiore divergenza, vediamo che nelle regioni dove abbiamo verificato maggiore sensibilità, vediamo che ci sono un investimento pro capite che è pari a 15 volte rispetto all'investimento minimo delle altre regioni. Quindi sicuramente si può definire assieme, credo che pochi di voi possano non concordare su questa riflessione, c'è una forte disomogeneità su quelli che sono i risultati letti sul territorio. Questo sia in termini di lettura del singolo anno fiscale, che vi ho portato gli ultimi dati disponibili, che sono quelli del 2011, ma anche nella lettura degli andamenti anno su anno. Nella lettura degli andamenti anno su anno, queste sono delle curve che reputiamo molto significative per leggere l'efficacia dell'attuazione della policy su questo specifico settore, abbiamo visto che questo mercato, che è così distrattato, cioè con delle grosse difficoltà in termini di organizzazione normativa delle procedure e degli aggiornamenti, alla fine ha avuto comunque la forza di rimanere costante in quelli che erano gli indicatori. In questo caso parliamo di un indicatore molto significativo, che è l'investimento in rapporto all'energia primaria di risparmio prodotto. Quindi significa che con questo indicatore noi valutiamo l'efficacia dell'intervento. L'efficacia dell'intervento, nonostante un restringimento dei vincoli normativi, nonostante i limiti che vi ho detto legati a una proroga singhiozzo della misura, ha avuto la forza di rimanere costante nel tempo. Questo è molto significativo, quindi è un elemento che può essere valutato come elemento di forza di questo meccanismo. E ovviamente con un sistema che continua ad essere prorogato in questi termini è un elemento di potenziale, perché altrimenti, come accennato in precedenza, se io non ho la possibilità di pianificare un intervento complesso perché ho uno scenario di riferimento da qui a 6 mesi, ovviamente l'efficacia del mio intervento sarà necessariamente limitata per arrivare alla banalizzazione del problema. Se invece avessi a disposizione uno scenario temporale, utilizziamo non il 2020 ma 2015, potrei ipotizzare, progettare, cantierizzare un intervento con un'efficacia maggiore, con un beneficio collettivo maggiore e magari anche con dei costi sulle casse dello Stato. Questo invece per quanto generale, vediamo cosa è successo nel tempo. Come vi ho accennato, c'è stato un calo rispetto all'anno precedente. Ma perché c'è stato un calo rispetto all'anno precedente? Perché nel 2010 si paventava l'ipotesi di una chiusura di meccanismo. Qui c'è stato un arrembaggio al chiudiamo subito i lavori, anticipiamo i collaudi, spingiamo finché il meccanismo possa essere di comune utilizzo e quindi ottimizziamo il rientro il più possibile. Cosa che abbiamo letto è che, altrettanto significativa, questa è molto significativa, con i dati che non sono nostri, questi in rosso e in blu dell'ANCE, noi vediamo che il meccanismo del 55% non può essere, oggi 65%, come l'abbiamo detto in apertura, non può essere considerato in concorrenza rispetto al meccanismo del settore servizio. Per quanto, e questa è una riflessione che ho il dovere di porvi come EA, noi su un intervento del 50% non abbiamo alcun tipo di garanzia o comunque non abbiamo alcun tipo di effetto collettivo, perché non è richiesto a quella tipologia di intervento di soddisfare alcun tipo di richiesta in termini di vincolo tecnico. In altre parole, lo stesso intervento se viene effettuato sotto una tipologia di meccanismo o sotto l'altra, cambiano quelli che sono gli effetti, perché attivando il 55% io devo rispettare dei requisiti minimi che mi garantiscono sull'efficacia lo sto chiedendo. Quindi voglio dire, a parità di aliquota, ipotizziamo di passare all'assurdo il discorso, sarebbe sicuramente la garanzia almeno in termini di risparmio energetico collettivo. Questo è per sintetizzare
il quadro dei risparmi comunali sul territorio. Come vi dicevo, c'è una forte disomogeneità, e se vedete la seconda mappatura sulla vostra destra, noterete come le valutazioni che vengono fatte invece di tipo normalizzato sull'abitante ci dicono come la realtà italiana viaggi a due, se non a tre velocità differenti. Vedete, adesso non abbiamo il tempo di entrare nel merito dei dettagli, ovviamente resta a vostra disposizione. Queste sono le proiezioni che noi abbiamo stimato per il 2013, che dovrebbe essere, questo è fatto al 30 di giugno 2013. Sostanzialmente si stimano circa 10.000 gigawattora di anno di risparmio accumulato, che sono significativi per quello che sono l'efficacia. Da valutare anche il fatto che la grossa parte di questo risparmio è da attribuire non agli interventi più diffusi sul territorio, ma ad esempio agli interventi sull'impiantistica. Questo per chiudere e fare il quadro, rispettando credo i tempi. Come detto, il anno su anno delle pratiche è da leggere, noi lo leggiamo in maniera forte in funzione di quelle che sono le incertezze sul rinnovo. E quindi su questo discorso del rinnovo con un orizzonte temporale più ampio sicuramente siamo favorevoli. Per quanto riguarda i limiti tecnici, il mio collega non ha avuto modo di riprendere il discorso anche con un discorso di tempo, vi ha fatto un discorso su quelle che sono delle potenzialità, per esempio di dover installare sul cappotto 10-15 cm di isolante. Ci sono dei limiti tecnici oltre i quali non si può andare. Quindi bisogna eventualmente, per produrre questo risparmio energetico, diffondere maggiormente la platea degli interventi anziché andare a spingere oltre ogni limite le competenze tecniche, perché oltre un certo limite dal punto di vista tecnico non si può andare. La distribuzione non omogenea sul territorio è un elemento che ho segnalato più volte, e altrettanto ho segnalato come il meccanismo abbia trovato in se stesso comunque la forza e un suo equilibrio dal punto di vista dei risparmi e del costo dei risparmi stessi. È altrettanto significativo verificare, come abbiamo fatto nella valutazione comparativa rispetto alle altre misure e agli altri meccanismi fiscali, che la parte di extra costo rispetto ad un intervento effettuato, ad esempio, con un altro sistema incentivante, quasi il 50%, è del tutto coerente con quelli che sono, ad esempio, i costi euro a chilowattora di altri meccanismi fiscali definiti comunque più efficaci a questo. Per quanto riguarda le nostre proposte, fermo restando che abbiamo più piena dimensione di quello che è il quadro normativo attuale, quindi non possiamo proporre una nuova versione in toto, sicuramente uno dei limiti è quello di una documentazione che viene lasciata un po' troppo all'autocertificazione, perdonatemi il termine, dove la presenza del tecnico è diventato sostanzialmente un optional, quindi anche la garanzia del dato tecnico fornito, se vogliamo. E sicuramente un altro parametro significativo è quello che la normativa attualmente vigente non prevede alcun tipo di vincolo sul costo unitario, ma prevede un vincolo sui costi complessivi per la tipologia di domanda. Questo ovviamente innesca dei meccanismi che possono essere strani, ma possono essere distorsioni. Insomma, diciamo che su alcuni punti le procedure andrebbero riviste, noi abbiamo fatto per esempio in più occasioni e siamo disponibili a qualsiasi tipo di confronto su questo tema. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo con questi numeri che, ripeto, restano a vostra disposizione. Grazie per la presentazione. Una domanda solo che vorrei porre a Enea: in un mondo ideale in cui la politica prende atto di dati, in questo caso stiamo parlando della protezione fiscale, ci sarebbe bisogno di un monitoraggio molto più prossimo alle date di decisione. Passati su 2011, Ruso, non è utilissimo per delle scelte popolari politiche che non siano, diciamo, evidente da lobby, insieme, no? nel senso di andare per andare verso una direzione. Quindi esistono dei problemi pratici per cercare di migliorare meglio e più attualizzato il... Passo il prego. Complesso nel suo insieme, perché tutto si può fare,
Intanto bisogna attrezzare il paese. Intanto bisogna organizzare il paese in maniera che ci sia la rete tale per cui questi dati vengono messi a disposizione, che non è. La rete tale è sempre una battaglia. Ci vuole un soggetto di riferimento univoco, non possono esserci quattro soggetti che fanno la stessa cosa e rompono le scatole a tutti quanti chiedendo i dati in maniera abbastanza diversificata. E poi soprattutto ci vorrebbe, il discorso che si faceva prima, un'attenzione particolare anche alla direzione di nuove tecnologie. Se questo non si fa, noi possiamo stare qui a discutere, ma i dati saranno sempre e comunque differenziati di almeno 2 anni rispetto a quello che è reale. Cioè, per esempio, senza fare nomi, ma una grossa azienda la più grande azienda distributrice che abbiamo in Italia per quanto riguarda l'elettricità non fornisce i dati, non te li dà. Non li dà neanche, nonostante che come ruolo ci dovrebbe essere concesso accesso a questi dati, e soprattutto non li dà nemmeno ai comuni e alle regioni che invece avrebbero titolo per ottenere questi dati. È un esempio, però se il più grande distributore non fornisce i dati di base, sapere quanto consuma quel contatore, non quel signore, quel contatore con quella matricola, noi siamo costretti ad aspettare 2 anni che sono quelli relativi al fatto di acquisire e poi affrontare. Va bene, grazie, vi lascio andare e intanto chiamerei Nicola Massaro, dirigente responsabile del progetto. Allora, salutiamo Muti, grazie, e chiamerei a parlare Nicola Massaro dell'ANCE, dirigente responsabile del progetto dell'ANCE. E adesso devo essere molto rigido e quindi darò massimo 7 minuti e quindi cercherò di essere veloce, rapidi e dinamici. Buongiorno a tutti, cercherò di essere 7 minuti, ma forse un po' mi ha agevolato anche l'intervento di Enea, che senza esserci sentiti prima, ha detto molte delle cose che avevo io in scaletta, quindi ti condivido quindi chiaramente. Facciamo un attimo un focus, che in effetti oggi l'argomento è energia, però ricordiamoci che l'energia è qui focalizzata sulle edifici, questo però il problema è un po' più ampio, perché appunto come diceva Linea, i dati sugli edifici, sull'età, sulla vecchiaia dei nostri edifici, poi riguarda anche altri aspetti, fondamentalmente sicurezza, ricordiamoci il paese sismico, e energia, ora lo diremo, e poi anche dati di comfort, cioè edifici assolutamente vecchi e non più con quel minimo di grado di comfort accettabile da parte degli utilizzatori, sia edifici sia uffici. Quindi c'è un problema anche un po' di rinnovare il nostro parco edilizio. Non chiaro, sono edifici storici, è un altro tassello che ha un trattamento molto diverso, però il grosso degli edifici sono stati costruiti prima degli anni 70 e quindi hanno bisogno di manutenzione. Per fare questo cosa si può fare? Beh, per prima cosa, le riflessioni che faceva anche prima il senatore Campinati sulla queste stop and go, questi incentivi che ci sono, quelli non ci sono, quelli ci saranno, tolgono, ridimensionano, questo non va bene. E certo vanno calendarizzati, programmati, va fatto un piano, si dice sempre un piano strategico, chiamiamolo come vogliamo, però serve un quadro di regole stabili, non solo dal punto di vista degli incentivi, che sono indispensabili per attivare questo tipo di iniziative, ma anche un quadro di regole stabili per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere. Perché se no qui ogni anno alla fine è rinnovare l'incentivo, mettiamo questa tecnologia in più, questa la troviamo, mettiamo da 55 a 65, sì, ma dove vogliamo arrivare? Facendo un piccolo riferimento al quando è nato il 55%, prima il collega degli anni c'era vedere i commi, il primo comma il 344, parlava di risultati, dice se raggiungi un certo risultato in termini di efficienza energetica, qualunque intervento tu vai a fare rientra nel budget del 55%. E questo era forse il vero spirito di quella legge lì.
Certo, quell'anno era forse serviva anche dare uno stimolo, dare un avvio a questo tipo di lavori e a questo tipo di anche rinnovamento culturale, perché questo è un aspetto importante. Quindi c'erano anche incentivi quelli specifici per le singole tecnologie, giustamente l'apparecchio, il tetto, l'infisso, la caldaia, eccetera. Però nel nostro auspicio c'era quello di dire, va bene, dopo i primi anni di applicazione vediamo i risultati, andiamo a ritirare questo tipo di incentivazione e cerchiamo di spingere di più appunto sul risultato finale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dove vada a intervenire. Questo abbiamo visto che non è avvenuto e anche nella recente audizione che abbiamo avuto, il senatore Girotto era presente e proprio sul decreto 63 ne abbiamo ribadito questa posizione. E però purtroppo si vede, si va sempre scappando, rincorrendo il provvedimento legislativo all'ultimo momento per rinnovare, perché a giugno scadevano gli incentivi. E quindi programmazione di grande respiro non l'abbiamo mai vista. E l'altro, poi dobbiamo parlare anche del problema della crisi. Diceva giustamente del Benea, le costruzioni, e quasi non dobbiamo considerare anche negli obiettivi, ricordiamoci che sono i numeri 20-20-20, questi obiettivi europei, e il contributo delle nuove costruzioni sarà pari a zero. Già oggi ormai abbiamo buoni valori di efficienza energetica, abbiamo detto 2020 edifici energia quasi zero, sì, va bene, ma nel pacchetto totale del risparmio potenziale quanto ci daranno poi gli edifici nuovi che da 30 a 40 kW vanno a 10, sarà una percentuale assolutamente risibile. Quello su cui bisogna intervenire è l'esistenza. Il problema come fare? Perché fino ad oggi siamo intervenuti con incentivi, ovvero stimolo la domanda a fare, stimolo il privato a intervenire. E forse bisognerebbe cominciare a pensare anche a un meccanismo di obbligo. Vedo che qualcuno mi guarda. Allora, c'è un fatto. Noi dobbiamo cominciare a ragionare anche in termini di un prodotto edile che non è infinito per la sua durata e per la sua rispondenza comunque a criteri minimi anche ambientali. Quindi bisogna cominciare a pensare con tempi adeguati, ovviamente, non con decreti domani, entro 12 mesi tutti gli edifici devono essere qualificati, no, non è questo l'obiettivo. Però cominciare a dire che un edificio che non è sicuro dal punto di vista sismico, che consuma troppo rispetto, non dico al nuovo, ma comunque a un valore ammissibile per un edificio esistente, beh, quello entro un certo numero di anni deve essere migliorato, deve essere portato a un livello minimo di sicurezza statica e di consumo. Sono programmi a lungo termine, cioè sono programmi da dire da qui al 2025, e non sono programmi che si possono fare in breve, però bisogna cominciare. E per cominciare ricordiamoci che le varie direttive europee sull'efficienza energetica hanno sempre detto lo Stato deve dare un esempio. E noi su questo campo qua ci siamo sempre lamentati con lo Stato, con il nostro governo, perché il buon esempio non l'ha mai dato. Piani di intervento sui edifici esistenti, sia uffici sia residenziali di proprietà pubblica, non li abbiamo mai visti. Sono veramente dei nostri piani, qualcuno che ha fatto qualcosa nell'ambito dell'edilizia popolare, ma assolutamente roba minimale. Ma quello era fondamentale. Quello è fondamentale per innescare il meccanismo, per far conoscere, quando detto cambio di cultura, cambio di mentalità anche da parte dei proprietari. Beh, se non diamo un esempio, chi è che parte? Abbiamo anche un problema, diceva l'ingegnere senatore Fantinati, anche i progettisti poi alla fine col fatto dell'incombenza della scadenza di incentivo probabilmente non danno il massimo, non danno quello che potrebbero dare in termini di contributo progettuale, perché si va sempre scappando e un progetto di ammodernamento di un edificio non lo si fa in due giorni, serve un po' di tempo. E poi ricordiamoci anche di intervenire sull'edificio, beh, è diverso su una villetta monofamiliare, monoproprietario, è diverso intervenire sull'edificio.
40 proprietari che hanno già idee diverse, capacità economiche diverse. Quindi anche questo lato qua va considerato. I tempi di attuazione di un intervento su un condominio, anziché sulla vendetta, sono molto, molto diversi. Quindi, diciamo, chiaro, avremo molte proposte da fare, molte abbiamo già fatte nella nostra audizione, però su questi punti qua, chiaro, sono forse aspetti che non possono essere trattati in un decreto-legge, ma trattati in un quadro vegetativo poco ampio per rendere sali questi tipi di interventi. Noi abbiamo fatto anche l'esempio in commissione di quello che hanno previsto in Inghilterra, dove hanno dato un forte ruolo all'ESCO per fare gli interventi di efficientamento energetico, e lì l'obbligo di portare l'edificio a un minimo valore di efficienza energetica ci sta col tempo, 2025, però anche lì, in sostanza, dopo una certa data non puoi più vendere o affittare se non hai fatto interventi di miglioramento. Ti do anche lo strumento, l'ESCO che si prende in carico la responsabilità, quindi anche di garantire l'efficacia sotto il profilo di costi dell'intervento, perché poi ricordiamoci, tutto si può fare, però bisogna avere seguito i costi, anche in termini di risparmio energetico, sono tali da giustificare i costi che andiamo a sostenere. E quindi è tutto. Quel programma lì può essere, di esempio, va personalizzato, neanche va copiato da fuori, ma poi volte da prendere in esempio. Ricordiamoci che oggi poi le famiglie hanno un grave problema di accesso al credito. E quindi anche da questo punto di vista l'ESCO, forse anche le banche, qualche strumento finanziario dedicato a questo tipo di intervento, ma perché no anche un fondo rotativo, qualche euro, forse lo Stato può anche dedicare un fondo rotativo per chi ha problemi economici in questo momento. E devo chiudere. Grazie. Grazie. Che vado a illustrare. Intanto appunto
primo punto, la stabilizzazione fino al 2020 del provvedimento, che consentirà quindi una maggiore programmazione, una maggiore progettazione degli interventi, soprattutto che riguardano tecnologia specializzata come quella dell'efficienza energetica e della riqualificazione degli edifici, soprattutto dal punto di vista sismico, non è un intervento di facilissima progettazione quella di intervenire e mettere in sicurezza gli edifici dal punto di vista sismico, quindi è necessario avere più tempo. Eventualmente si potrebbe anche modulare questa detrazione del 65% fino al 2020, partendo dal 2015, decrementando del 5% ogni due anni il beneficio fiscale. Ovviamente pensiamo che un intervento complessivo possa essere premiato, ma non riteniamo assolutamente logico ridurre il beneficio laddove gli interventi, che sono poi a debito della popolazione, cioè dei cittadini, possano essere più limitati. Quindi premiare un intervento più complesso, ma non decrementare gli interventi parcellizzati, che sono comunque la maggioranza degli interventi che sono stati messi in atto e quindi rispecchiano le capacità operative e i desideri della cittadinanza, insomma, dei proprietari degli edifici. La modulazione dovrebbe tener conto della capienza del richiedente, quindi essere intervallata, i tempi di ammortamento dovrebbero essere ridotti, soprattutto nel caso appunto di interventi più limitati, quindi ridotti a 5 anni, meglio 3. E anche tener conto della fascia d'età, perché se la pratica è a carico di una persona, diciamo, di un'età avanzata, difficilmente può avere un beneficio nei 10 anni. Le agevolazioni poi dovrebbero essere estese alle schermature solari. Diamo atto al Movimento 5 Stelle di aver inserito un emendamento in quanto le schermature solari sono un presidio che respinge il calore in maniera statica, quindi con un costo zero dopo aver eseguito l'intervento di schermatura. E tra le schermature solari vanno considerate anche il verde, pensile e a tetto. Questa attività, oltre ad essere presente su tutto il territorio nazionale con piccola con piccola imprenditoria, ma appunto presente su tutto il territorio nazionale, occupa circa 28.000 persone ed è inserita nella direttiva comunitaria, per cui non si comprende come mai non sia stata recepita nel decreto. Dovrebbe essere considerata anche l'ipotesi di detraibilità al 65% per gli interventi di esecuzione antisismica, in quanto appunto in questo caso l'efficienza, la riqualificazione antisismica degli edifici diventa di interesse anche nazionale, con una maggiore attenzione alla sicurezza collettiva. Quindi in tal senso dovrebbe essere considerato al 65% come la riqualificazione energetica, e dando maggiore impulso rispetto a quella che è la ristrutturazione, la semplice ristrutturazione edilizia, anche perché naturalmente interviene con componenti sia progettuali che esecutive di elevato spessore, diciamo, qualitativo e tecnologico. Il quinto punto è un'attenzione al comparto del teleriscaldamento. La copertura finanziaria degli interventi di efficientamento degli edifici pubblici utilizza un fondo di garanzia
che deriva dalle aste di vendita del CO2. Questo bene, ma deve rimanere a favore del comparto del teleriscaldamento e non può essere distolto per altri interventi. Sempre riguardo al teleriscaldamento, si nota che nell'articolo 2, parte 1 bis del dispositivo, del decreto, viene individuata la necessità che il prodotto sia all'interno del confine del sistema. Questo significa che deve essere prodotto vicino al luogo di utilizzo, ma questo è effettivamente una concezione che si distoglie un po' dal concetto del teleriscaldamento, che trasporta in rete il beneficio delle energie rinnovabili prodotte altrove. Un ulteriore punto di riflessione riguarda appunto gli edifici culturali, gli edifici storico-artistici, che sono fortemente presenti sul nostro territorio nazionale e che richiederanno uno specifico studio, una specifica attenzione, linee guida per la messa a norma dell'efficientamento energetico, in quanto, faccio un esempio, possono ben difficilmente usufruire del raccolto, oppure possono, diciamo, con una certa difficoltà avere delle schermature, anche per quanto riguarda gli infissi. A volte ci sono degli infissi con dei reti antichi che non possono essere sostituiti. Ecco, su tutti questi temi, anche in accordo con il MIPA, bisogna trovare delle linee guida e delle opportune attività. Per quanto riguarda la diversa distribuzione delle pratiche di attivazione di questi interventi, e che vede quindi una grandissima forbice di divaricazione tra nord e sud, si propone di attivare degli strumenti di informazione per quanto riguarda, diciamo, la popolazione del centro-sud, utilizzando fondi derivati dalle multe comminate dall'autorità antitrust, perché effettivamente la formazione e l'informazione è l'unico strumento per cercare di attivare e di facilitare, diciamo, le attività della popolazione. Effettivamente le difficoltà operative per mettere in piedi una pratica non sono poche, però bisogna incrementare questa attività. Finco ritiene che nel 2013, nonostante la congiuntura negativa, si potranno attivare altre 250.000 pratiche rispetto al 1,5 milioni finora attivato. Quindi è un'attività che crea effettivamente sviluppo, crea interesse, è diffusa capillarmente a diversi livelli nella popolazione, perché certamente un intervento complesso è auspicabile, però anche tanti piccoli interventi creano tecnologia, lavoro, sicurezza, stabilità, e quindi non vanno sottovalutati. In effetti, per quanto riguarda una proposta che già da 3 anni Finco porta avanti, è la necessità di adottare prestiti agevolati, ecoprestiti, a tasso zero, coinvolgendo gli istituti bancari in quota parte, secondo le loro capacità di rastrellamento economico, e con un sostegno per quanto riguarda una rassicurazione, per quanto riguarda gli istituti bancari in tal senso, che potrebbe provenire dalla Cassa Depositi e Prestiti, che finalmente potrebbe dare un genere di interesse nei confronti delle piccole e medie imprese. Siamo in conclusione, infatti, quindi queste sono in sintesi, in maniera non esauriente, però piuttosto sintetica, quelle che sono le proposte di Finco, tecniche. Le proposte politiche sono quelle di continuare a mantenere una imprenditoria specializzata che ha anche appunto un ruolo di ripresa economica puntuale sul territorio nazionale, di interesse specifico e di interesse collettivo. In tal senso devo solo ricordare che purtroppo, rispetto a questa indicazione, a questo indirizzo, che è anche quello del governo e dei governi anche
precedenti in larga misura, però si pone la sentenza del 26 giugno 2013 che diciamo, delle grandi imprese, delle AGI e di 11 grandi imprese che ritengono, quindi accoglie il ricorso di queste imprese che ritengono di essere state lese dalla presenza nel mercato degli appalti pubblici dalle imprese specializzate. Dunque verrà stralciato l'allegato A che riguarda le imprese specialistiche. Riteniamo che questo sia avvenuto senza una corretta, diciamo, attenzione all'impatto che questa decisione, questa sentenza avrà sul mercato dell'imprenditoria specializzata, che riguarda 30.000 imprese e mezzo milione di occupati, e che va nella direzione contraria della stabilizzazione, dell'impulso, dell'occupazione, della manutenzione dell'occupazione e anche dell'impulso dei finanziamenti delle imprese specializzate stesse. Quindi in effetti chiediamo una maggiore coerenza al governo riguardo quei provvedimenti che dovranno essere presi in esito a questa sentenza. Grazie. Grazie a cara Fernanda, grazie a tutti. Chiamerei a parlare, chiudo poi anche una parte, Michele Ligne, vicepresidente di Costa Edilizia, grazie. Nella conversione, noi parliamo di un impegno che c'è stato per la conversione, quello che si ha in legge del decreto 63, però c'è anche qua una continua, è una perpetuazione di macchinosità. L'ho sentito con piacere detto dall'Enea, ma c'è anche molta marginalità da parte dell'Enea, mi si è concesso su questo nel preparare. E questa macchinosità degli interventi, leggendo tutti che ho visto detto prima da tecnico, detto da termotecnico, lo conosce sicuramente, perché chi è nel campo si rende conto, ma bloccano le iniziative, le appesantiscono. Assieme a quello si è messa, nelle tabelle dimostrate prima, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto delle regioni più avanti, ma guarda caso, quel benedetto titolo quinto della Costituzione che ha dato la competenza allargando le maglie è diventata una situazione a maglia dell'opaco nel paese. È impossibile gestire le figuracce che abbiamo nella condizione di come sono gestite in Lombardia, ma guardate, veramente sta creando, dove si è sfinita la certificazione energetica a un pezzo di carta che non fa niente. Questa è la vera realtà. E qui il senatore Cilotto mi permette di dire, nella classifica che mostrava l'Enea ho visto che c'era il Veneto, sono anch'io Veneto come lei. Il Veneto è stato bravo allora perché non ha voluto fare il passo avanti come la Lombardia, come il Piemonte, come il Veneto, no? No, hanno detto allora, ricordo un incontro mio con allora il governatore Galan, che aveva la delega, per l'amor di Dio, aspettiamo le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, e qui ci ha lavorato con Geremoni, sta cercando di fare tutto quel lavoro che serviva a mamma. E il Veneto guarda in classifica, se non ben avanti o al pari della Lombardia, senza mettere in piedi degli strumenti macchinosi di puro lavoro, perché ricordiamoci che è puro lavoro che preleva dei soldi dalle tasche dei cittadini per metterli in alta. E vanno loro un passetto più avanti, qui arriva il decreto. Mi pare che ci sono 200 milioni di incentivi per gli enti pubblici. Allora, lo chiamiamo incentivo per gli enti pubblici per il risparmio energetico, scusa, le tasse perché le paghiamo? Allora diamo l'incentivo all'ente pubblico, cioè continuo a prelevarti sulle tue tasche cittadino anziché usare quelle delle imposte, che sarebbe il compito per dare degli incentivi. Non ci siamo, ecco, su questo, mentre invece vediamo quelli che sono
per quanto riguarda le detrazioni fiscali, che non possono, e concordo con quello che è stato detto, non possiamo continuare a fare un passetto, intanto facciamo quel pezzo di intervento, e dopo va bene, intanto dobbiamo avere una programmazione seria. E su questo è necessario un tempo decisamente più lungo, ma per tutti. È chiaro che i tempi brevi favoriscono tanti interessi, non va oltre. Una proposta, ma allora anziché mettere in piedi, cioè va benissimo quello che è stato adesso le iniziative, ma proviamo a pensare a quello che è un fondo di rotazione che prima ho sentito parlare un attimo dal rappresentante della FINCO, però la proposta nostra sarebbe un momentino diverso. Allora, abbiamo una miriade di edifici in Italia, condominiali, non solo magari condominiali, di più appartamenti, ma voi pensate, cioè dire noi siamo il paese del mondo che è più ascensore. Ne abbiamo 900.000, è una cosa, ne abbiamo più di tutti i paesi d'Europa, ne abbiamo, no? Ma dico questo perché ci sono queste aggregazioni di edifici. Allora, gli edifici energivori, la proposta che il suo tempo con Fininizia fece, anziché mettere in piedi tutto un meccanismo che lo stesso Enea oggi riconosce macchinoso, abbiamo detto, bene, prendiamo l'edificio, il famoso rapporto superficie volume S su B, il consumo di quell'edificio che ti dà in un anno sulla base della superficie e vedo subito su una mappa quali sono gli edifici realmente energivori e prima di tutto intervengo su quelli. Allora, da questi studi che abbiamo fatto come Confedilizia sul territorio nazionale, portando degli esempi, ci siamo resi conto che ci sono degli edifici, l'abbiamo detto, che possono arrivare a rientrare come break-even nel giro di 3 anni, chi anche 2. Ma allora, scusate, a questi, e qui vado oltre, perché la proposta è una proposta di essere, anziché parlare di incentivo, ma noi, le banche, abbiamo bisogno del credito. Immaginate l'edificio condominiale dove ci sono persone che non hanno possibilità di avere detrazioni fiscali per la composizione di questi edifici. Su questi edifici, con una diagnosi energetica, perché il valore della diagnosi energetica è fondamentale, fatta dal tecnico che deve garantire, perché garantita a tutti gli effetti, io so esattamente il mio piano di rientro e il mio consumo. Allora, sulla base di quello potremmo dire, bene, prima gli interventi diamo priorità a quelli che hanno indietro di 3 anni, poi un'altra fascia fino a 5, un'altra da 5 a 10. Si attiverebbe un meccanismo, questo che non ha bisogno di ulteriore, di dare il contributo alle persone che non lo possono detrarre, perché questo lo dobbiamo capire. In questo caso di dare il finanziamento che già dal primo anno di intervento comincia a produrre risparmio per pagare il prestito che la banca ti ha dato. Sembra semplice, è chiaro che qui la cosa viene notevolmente semplificata, si basa sulla prima diagnosi energetica, ma fatta una diagnosi, non una certificazione, mi passo in termini che dice alla Lombarda come è capitato purtroppo, no? Una diagnosi energetica, su questa abbiamo gli elementi e su questi elementi possiamo fare realmente edificio per edificio. Questo consentirebbe veramente di mettere in moto, secondo noi, perché dopo prendiamo gli interventi da 3 anni, guarda, dopo 3 anni già i proprietari cominciano già ad avere dei soldi che risparmiano nel consumo disponibili per essere utilizzati in altro. E guardate che edifici che rientrano nell'arco di un triennio, 3-5 anni, possono rientrare come notevole risparmio energetico, sono tanti. Ma non dobbiamo mettere in mano a creare strumenti complicati che i tecnici sanno come vanno fatti questi, mandare alla esecutività. Noi come Confedilizia siamo disponibili anche per
dimostrare, cioè portare degli studi che abbiamo già fatto, studi e esperienze vere con dati alla mano su edifici individuati che abbiamo controllato. Vi ringrazio. Grazie. Diciamo che qui potremmo mettere subito due interventi che prendono spunto il passaggio proprio l'assist. Io chiamerei a questo punto Gianfranco Torriero di Avi, responsabile delle direzioni di tele strategie, perché uno degli elementi chiari proprio il finanziamento di quella iniziale di un investimento, soprattutto in questo momento in cui i risparmi delle famiglie e delle imprese sono ridotti in vicino. Certo, grazie. Grazie al contributo. Noi abbiamo avuto già delle interruzioni e abbiamo fatto avere al senatore Girotto alcune delle osservazioni, alcune proposte immediate soprattutto per intervenire direttamente sul tema dell'accesso al credito. Proprio perché come veniva segnalato in precedenza al collega di Confedilizia, noi abbiamo due problematiche, una cosa è l'incentivo, una cosa è creare le condizioni a utilizzare l'incentivo, utilizzare comunque oppure realizzare direttamente l'intervento. Da questo punto di vista sicuramente ci siamo mossi con le nostre proposte proprio sotto questi due profili. Il primo, quando c'è l'incentivo e c'è la possibilità di avere dei crediti che vengono generati da questi incentivi, uno degli elementi che può rafforzare anche la possibilità di rendere più agevole l'accesso al credito è quello di avere la possibilità di cedere questi crediti che vengono generati. Oggi nel conto energia c'è questa possibilità del punto termico, quindi sicuramente è un tema che va affrontato e che va risolto immediatamente, già una prima risposta importante. Dall'altro invece, nel momento in cui ci sono delle difficoltà ad accesso al credito e in un'ottica dove gli incentivi andranno sempre più a decrescere, bisogna creare quelle condizioni, sono state prima indicate il tema dell'ESCO, proprio per creare quelle condizioni che questo ESCO poi funzioni veramente, perché in realtà oggi c'è sicuramente un tema di sottopatrimonializzazione e quindi bisogna creare, più volte è stato indicato il tema del fondo di garanzia o fondo rotativo, sono due elementi che in qualche maniera viaggiano, possono anche viaggiare insieme, proprio perché bisogna creare qualcuno che riassicura queste ESCO, perché ovviamente oggi non sono pienamente operative, e nello stesso tempo però anche la possibilità di avere dei fondi che in qualche maniera girano, quindi con un impegno finanziario che viene ridotto al minimo per quanto riguarda lo Stato, e quindi poter attivamente attivare questa situazione. Però se queste possono essere due o tre proposte immediatamente praticabili, però sono sempre proposte che in qualche maniera che intervengono su un pezzettino della storia, mentre anche dagli interventi precedenti ho l'impressione che noi abbiamo un tema un po' più ampio che è stato ripreso negli interventi precedenti, ma abbiamo da un lato l'incertezza, e questo, scusate, lo ribadisco anche se è stato detto più volte, ma noi abbiamo un quadro incerto e mutevole nel tempo, e questo non è assolutamente una cosa attuale. Faccio un esempio. Ad aprile abbiamo letto sul Sole 24 Ore che l'Agenzia delle Entrate ha dato un'interpretazione per quanto riguardava l'utilizzo degli incentivi a fini di risparmio energetico. La domanda è: ma se sono incentivi, io devo aspettare aprile del 2013 per applicarlo sulla situazione del 2012? Non vuole essere un'osservazione critica a un ente dello Stato, ma come deve funzionare direttamente l'indicazione, cioè se è un incentivo io devo avere una certezza esatta, non è risposta, perché sennò è un intervento di sostegno a pioggia che sicuramente non è efficace. Quindi mettiamoci anche d'accordo sul significato di incentivo, che deve essere un incentivo vero e deve rimanere stabile nel tempo, perché sui condomini oggi l'abbiamo sentito, ma un'assemblea condominiale quando deve fare un intervento ci impiega 6 mesi, è vero che l'abbiamo prolungato un anno, ma lì l'incentivo deve essere molto multiperiodale, se no non si viene fuori da queste, cioè ci sono delle cose banali, semplici, su cui bisogna intervenire,
e poi l'altro aspetto, Venezia è proprio un esempio di tutto. Cerchiamo anche di superare la logica anche del Parlamento, perché appunto siamo in sede parlamentare, dei singoli emendamenti, e cerchiamo di fare una politica un po' più ampia. Con l'ANCI abbiamo definito una serie di interventi per il rilancio del mercato edilizio, e abbiamo condiviso queste situazioni anche con Confedilizia, in modo tale che gli interventi diventino interventi di politica industriale mirati anche non solo al rilancio del mercato edilizio per l'acquisto, la ristrutturazione e abitazione, ma soprattutto in un'ottica di politica industriale che va a creare le condizioni per cui effettivamente ciò che poi vede la movimentazione è qualcosa anche di qualitativamente positivo, e quindi cercare di fare delle politiche che obiettivamente rendono stabili incentivi, maggiore certezza e che hanno una visione di insieme molto più ampia rispetto a quello che facciamo oggi. Grazie. Grazie per l'intervento e per l'incontro di questa mattina, perché mi ha fatto piacere confrontarmi con il Movimento 5 Stelle, sempre cercando di confrontarci. Vedete, noi abbiamo fatto un atto concreto rispetto alla deficienza energetica per essere del Sud. A dicembre del 2011 abbiamo firmato insieme ai colleghi di CISGRID e l'Associazione Confindustria un avviso comune dove indichiamo la strada prioritaria da percorrere per l'efficienza energetica. Vi lascio immaginare qual era lo scenario politico e sociale del dicembre 2011, ecco perché ho specificato il dicembre 2011. Possiamo dire che da lì è iniziato un percorso lento che ci ha portato poi a fare degli accordi ben più corposi, ovviamente, e a trovare di nuovo una sintesi positiva con Federale. Diciamo che questa è stata la spinta che ha portato a una riflessione. Lo studio di base, che è stato un po' l'elemento di condivisione, fatto con Confindustria, è stato già ripreso da altre volte, prevede appunto sui vari settori, dai trasporti, all'edilizia, tutto quello che abbiamo messo in cantiere, circa 1.600.000 posti di lavoro in 10 anni, questo è l'arco di intervento dell'avviso comune, con circa 150.000 all'anno, secondo me sono anche sottostimati rispetto alle potenzialità. In più possiamo avere per il sistema paese, quindi per tutto quello che significa il sistema paese, un vantaggio positivo di 15 miliardi di euro. Si muoverebbero investimenti per 240 miliardi. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché se partiamo con concretezza potrebbe essere il vero piano industriale di salvataggio della manifattura del nostro paese. Perché questa tecnologia, le tecnologie che riguardano l'efficienza energetica maggiormente sono italiane, maggiormente sono del territorio. E quindi ecco perché credo che sia opportuno che anche da parte del legislatore ci sia un percorso di stabilità, quindi è già stato detto, il 65% non può vivere a step, deve avere una garanzia più lunga anche per dare garanzia al mercato, all'investimento, alla famiglia, all'impresa. È stata prevista dall'alto nell'accordo una campagna di formazione e di informazione, perché siamo in passaggio epocale, stiamo uscendo dall'era del carbonio, e se stiamo uscendo dall'era del carbonio anche questo fa parte di un provvedimento importante. Dobbiamo formare centinaia di migliaia di persone all'efficienza energetica. E vi faccio un esempio: in questo accordo abbiamo previsto che nel secondo livello contrattuale tra l'impresa e i lavoratori ci sia anche una parte riferita all'efficienza energetica. Ebbene, le aziende che stanno già applicando questo accordo, un'azienda, vi ho portato per esempio, un'azienda che sta nel territorio di Bologna, la Renner Italia, che ha circa 200 persone, un'azienda di vernici e legno, quest'anno ha distribuito centinaia di euro ad ogni lavoratore per
diciamo che questo è il nostro compito, questo ci aspetta, diretto a chi si impegna a trovare sistemi di efficientamento durante il processo produttivo. L'azienda ha risparmiato, era intorno ai 3 milioni all'anno di bolletta elettrica, ha risparmiato intorno al 10%, una parte è stata distribuita ai lavoratori. Quindi in sintesi, per chiudere, possiamo dire che ci sono tutte le possibilità di costruire un percorso condiviso, già sottoscritto dalle strutture sindacali e da parte della Confindustria, si tratta oggi di metterlo sul piatto della discussione del Parlamento, è già stato comunicato dal 2011, i bocconiani hanno preso gli altri impegni, gli altri tagli, non ne hanno approfittato, speriamo che questo Parlamento, quindi mi rivolgo al senatore, riesca a metterlo all'ordine del giorno. Vedete, questo potrebbe essere veramente il vero piano casa, le cose che sono state dette, il vero piano casa è questo qua, non le invenzioni che sono state fatte. Perché con il 55% abbiamo portato a casa 50.000 posti in più all'anno per quanto riguarda l'efficienza energetica. E vedete, per chiudere, è inutile che ci giriamo, i soldi sono pochi, le risorse sono strette, abbiamo bisogno di fare un grande sforzo, dobbiamo chiedere tutti insieme e fare pressione politica tutti insieme, perché Cassa Depositi e Prestiti finalmente ha un po' il suo orizzonte, e quindi questo fondo che sentivo di rotazione eccetera, garantito da Cassa Depositi e Prestiti, ci dà la possibilità di mettere in moto un volano positivo e di garanzia, soprattutto per le famiglie, perché quando parliamo poi delle abitazioni degli anni 80, la maggioranza di queste abitazioni sono abitate da lavoratori dipendenti, impiegati, da gente che sta in cassa integrazione. E quindi se non ci inventiamo qualcosa, facciamo solo a qualche domanda, perché quella persona vive con 800-900 euro al mese, di che cosa stiamo parlando? Quindi, caro senatore, dobbiamo inventarci strumenti che partano dal sistema che abbiamo detto di recupero della cassa dei depositi e prestiti, perché questo poi c'è il volano positivo, l'intervento dell'economia che c'è un beneficio per tutti. Chiudo dicendo che se siamo d'accordo, come sì, quindi lo chiedo a voi, possiamo mettere all'ordine del giorno delle commissioni Industria, Senato e Camera, le audizioni di chi dei firmatari dell'avviso comune, si apre subito un tavolo di confronto, perché da lì si può partire con un meccanismo positivo che può portare dei benefici. Abbiamo detto, siamo in un passaggio epocale, pagheremo dei prezzi, pagheremo anche come lavoratori, lo sappiamo, siamo in un passaggio epocale, quindi usciamo da 200 anni questo percorso, entriamo in un altro. Siamo disponibili a confrontarci con tutti, sapendo che bisogna dare delle garanzie anche per chi oggi sta in questo percorso e già lo intravede, perché altrimenti, poi abbiamo visto, se si abbassa la domanda interna, se abbiamo centinaia di migliaia di persone in cassa integrazione, se abbiamo le aziende che chiudono, poi tutti gli sforzi che facciamo finiscono in una bolla di salute. Ecco perché dicevo che possiamo partire con volontà da questo avviso comune, è un fatto nuovo, positivo, non è stato semplice arrivarci, perché siamo partiti da chi sosteneva il nucleare e da chi invece diceva l'efficienza energetica, ci siamo incontrati, abbiamo trovato la sintesi, le tre centrali sindacali sono disponibili, Confindustria ha sottoscritto con noi. Utilizziamo questo strumento per aprire un confronto vero al nostro territorio, perché da quello che ho inteso, anche da postazioni diverse, possiamo trovare una sintesi positiva. Grazie, chiamerei a parlare Alessandro Passucci, segretario di Federesco. Passucci, professore, intanto vorrei un attimo anche riprendere il discorso. Noi stiamo parlando di uscire da un'economia ad alto contenuto di carbonio. Un piccolo dato, nel 1999 nell'Unione Europea l'importazione di fonti fossili ammontavano a 84 miliardi, che era pari all'1%.
estrazioni di fonti fossili nell'Unione Europea, e l'Italia è uno dei maggiori dipendenti energetici, la maggiore dipendenza energetica è intorno all'87, qualcuno mi può correggere, in questo anno, dal 2011, da 84 miliardi di importazioni a livello europeo sono passati a 488 miliardi. Questo significa che l'Unione Europea l'importazione da fonti fossili è pari al 3,9% del PIL. Quindi, per riprendere un altro discorso, qui si tratta di un discorso anche molto conflittuale con gli interessi dei portatori di interessi delle fonti fossili. Qui si tratta di sostituire con lavori, materiali, servizi realizzati in Italia l'acquisto di fonti fossili, cioè l'efficienza energetica, ma anche l'utilizzo di fonti rinnovabili, di due piante, deve andare avanti su queste due linee, e questa si tratta di un trade-off, uno scambio, una sostituzione. Quindi c'è comunque un confronto e uno scontro con degli interessi, per cui consideriamo che anche dal punto di vista dei consumatori, scuso con il rappresentante di Federesco, che in Italia per i cittadini la bolletta negli ultimi 10 anni è aumentata del 52% dell'intervento dei costi, come risparmio. Quindi anche questo è un aspetto che va considerato. Questi sono tutti dati buttati un po' spot, ma che potrebbero un attimo anche rinquadrare anche il discorso che stiamo facendo con delle proposte. Intanto prego Pascucci, mi hanno scuso di questo intervento interlocutore. Buongiorno, grazie per l'invito e per darci l'opportunità di appunto approfondire una serie di proposte di carattere normativo. FEDRES è la Federazione Nazionale delle Energy Service Company e rappresentiamo una quarantina su tutto il territorio nazionale. Cercherò ovviamente di stare dentro i tempi. Faccio brevissimo un richiamo a alcuni punti fondamentali, sono relativi al fatto che secondo stime di Ecofis potrebbero esserci 200 miliardi di euro all'anno di risparmio, perché oltre a quelli diretti sul risparmio dell'energia, questo avrebbe un impatto anche sui prezzi dell'energia. Il PAE stima che per raggiungere gli obiettivi del 2020 sono necessari in Italia tra 50 e 100 miliardi di euro di nuovi investimenti. Inoltre Confindustria, già citato dal collega più precedente, stima che per raggiungere gli obiettivi del 2020 gli investimenti nel settore energetico comporteranno un incremento occupazionale di 1,6 milioni di unità di lavoro. L'impatto economico complessivo per il sistema paese è pari a 15 miliardi di euro. Questa è un breve istogramma relativo al costo del kilowattora elettrico prodotto o risparmiato con interventi di efficienza energetica. Come si può vedere, l'efficienza energetica ha un costo pari a 3 centesimi di dollaro, in questo caso sono dollari del 2008, ed è notevolmente inferiore a qualunque altra tecnologia di produzione di energia elettrica, sia da fonte rinnovabile che da fonte convenzionale. Questo è il percorso che è relativo all'efficienza energetica. Tutto parte dal rilevamento dei dati, quindi con il monitoraggio iniziale, per poi svilupparsi in analisi, progettazione, realizzazione, gestione e analisi della performance, sempre con un monitoraggio energetico. Di conseguenza qui possiamo ravvedere l'importanza strategica che ha il monitoraggio energetico in tutto il percorso dell'efficienza energetica dall'inizio alla fine, e inoltre l'importanza cardinale che ha il finanziamento di tali interventi, su cui approfondirò. Il finanziamento tramite terzi è la modalità principe per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, individuata da una serie di direttive europee. Il concetto molto semplice è che attraverso gli interventi di efficienza energetica la bolletta energetica si riduce ipoteticamente del 30%, quel differenziale viene utilizzato per ripagare in parte l'investimento e in parte
per dare un beneficio diretto all'utente. Una volta che il piano di ammortamento va alla conclusione, il risparmio economico correlato al risparmio energetico è tutto in capo al cliente. Evidentemente, in funzione che il cliente, una pubblica amministrazione o un cliente privato, e in funzione anche della tipologia contrattuale, possono essere trovate le modalità più opportune tra le parti. L'efficienza energetica, secondo noi, ha una valenza infrastrutturale strategica, è alla stregua di un investimento strategico sulle infrastrutture. Crea posti di lavoro, parliamo di centinaia di migliaia, se non milioni di posti di lavoro, è necessario creare cultura, è autoliquidante ma serve la finanza iniziale, è necessario un unico interlocutore a livello governativo, non è possibile dover dialogare con ministeri e ministeri vari per le varie competenze, è necessario sviluppare sistemi di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, è necessario sviluppare filiera di ricerca tecnologica nazionale e sviluppare una generazione distribuita e delle reti a utenza. Andando nello specifico delle nostre proposte, ne abbiamo circa una decina, ma vorrei approfondire, visto il tempo a disposizione, quattro specifiche, poi vi enumero le seguenti. La prima è la creazione di un fondo di garanzia per il finanziamento tramite terzi. Faccio riferimento all'articolo 5,1 del decreto legge 63, perché fa riferimento a un fondo già esistente e dice di volerlo utilizzare per interventi di efficienza energetica nel settore pubblico in regime di finanziamento tramite terzi. Tale fondo di garanzia, a nostro avviso, dovrebbe supportare sia i finanziamenti che le equity. Inoltre è necessario quantificare l'entità complessiva annuale del fondo, perché non è chiara, destinare la dotazione finanziaria dello stesso non al diretto finanziamento degli interventi, ma alla stipula di fatto di un'assicurazione che serve a fornire garanzia al sistema bancario, perché il sistema bancario è un fornitore di soldi, il sistema bancario deve stare tranquillo che i soldi sono veri. Quindi, se lo Stato mette a disposizione un fondo di garanzia in questo modo, si fa efficienza energetica e si crea sviluppo dell'economia. Migliorare il sistema di incentivi attuali unificando i fondi e creando un interlocutore unico competente nella materia, quindi già citato l'ipotesi di estendere le detrazioni fiscali vigenti fino al 2020 con percentuali decrescenti, tenendo conto della capienza economica richiedente, prevedere l'unificazione di tutti i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, perché ce ne sono troppi e anche sovrapposti, e quindi il singolo cittadino non sa quale di poteri più. Attribuirne la gestione all'unico ente, che dovrebbe svolgere anche le funzioni di unico interlocutore per gli aspetti esecutivi riguardanti l'energia, e l'interlocutore di cui parlavo prima, e le risorse dovrebbero, soprattutto questo è un punto fondamentale, dovrebbero essere erogate in funzione dei risultati energetici degli interventi, piuttosto che delle specifiche tecnologie utilizzate. Non ha senso parlare in una disposizione normativa, inserisci in quella tecnologia, no, togli in quell'altra, metti quest'altra ancora. No, guardate i risultati migliori vengono incentivati. Di realizzare l'utilizzo del sistema di generazione distribuita, il decreto legislativo 79-1999, il cosiddetto decreto Bersani, prevede all'articolo 2,5 che è una definizione sul cliente finale. A nostro avviso bisogna prevedere che lo stesso non sia solo il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio, ma anche la persona giuridica che acquista energia elettrica per uso di soggetti collegati allo stesso a specifici rapporti contrattuali, come ad esempio nel caso dei consorziati in un consorzio, dei condomini in un condominio, dei membri della cooperativa in una cooperativa. Solo così facendo si avrebbe una liberalizzazione reale del settore. Questo è un passaggio normativo che non conosce nessuno, ma che di fatto impedisce lo sviluppo della distribuzione della generazione distribuita. Se io banalmente installo un impianto fotovoltaico su un condominio, quell'energia prodotta la può utilizzare solo l'utenza condominiale, non i singoli condomini, perché questa norma glielo impedisce. Implementare l'efficienza energetica nella pubblica amministrazione con l'individuazione di incentivi diretti e indiretti, qui c'è un elenco,
far adottare alla pubblica amministrazione il sistema di gestione dell'energia, istituire una campagna di monitoraggio degli immobili della pubblica amministrazione. Per far questo noi proponiamo la creazione di una ESCO pubblica di supporto ai progetti, con magari gestore, se potete vedere l'Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti o CSE. Queste sono le ulteriori proposte: sviluppare e diffondere la contrattualistica adeguata per l'utilizzo del finanziamento tramite terzi dell'EPC, sviluppare l'efficienza energetica nell'edilizia e ridurre il fuel poverty con piani di ristrutturazione degli edifici pubblici, sostenere l'occupazione attraverso formazione di manodopera specializzata, contribuire alla distribuzione di prodotti energetici e, in merito alle aziende energivore, vincolare gli sconti alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e non spostare 600 milioni di euro da tutti quanti noi alle aziende che più consumano energia. Ok, ti ringrazio per l'attenzione. Chiamerei a parlare Andrea Bianchi, direttore del Ministero di Industria. Ringrazio anch'io per questa occasione di confronto su un tema che, come abbiamo visto questa mattina, interessa molto il sistema delle imprese. Confindustria condivide la necessità che è stata espressa da quasi tutti gli interlocutori di una strategia nazionale coerente con il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea per il 2020. Abbiamo infatti in qualche modo sostenuto l'obiettivo della Commissione Europea di creare dal quadro 2020 l'Europa come leader nel settore delle tecnologie ambientali. Questo consente al nostro continente di acquisire una specializzazione industriale e produttiva dentro il sistema della globalizzazione. Quindi noi condividiamo questa scelta e crediamo che chiaramente questa scelta strategica di carattere europeo vada declinata con politiche nazionali attente agli interessi e allo sviluppo di un'industria nazionale coerente con quegli obiettivi. Io credo che per costruire una strategia nazionale sull'efficienza energetica abbiamo bisogno di stabilire tre principi minimi, tre condizioni, diciamo, di partenza, senza le quali una strategia nazionale non può essere efficace. La prima condizione, il primo principio, è stato ricordato più volte, è quello della stabilità delle politiche in un arco almeno decennale. Questo serve non solo, risponde non solo a un criterio di logica, nel senso di avere delle politiche stabili, ma risponde ad un criterio prettamente industriale, nel senso che le imprese operano in un arco di tempo e effettuano gli investimenti con un'ottica di ritorno che deve essere tra i 5 e i 10 anni, cioè meno di questo le imprese non si muovono. E quindi, in assenza di una stabilità degli interventi, tutti gli incentivi spot alla domanda diventano una forma di droga del mercato che in effetti non ha con scarsissimi effetti in termini di politica industriale. L'abbiamo visto in altri settori, quindi errori l'abbiamo fatti. Immaginiamo gli incentivi sulle rinnovo delle auto. Gli incentivi sulle rinnovo delle auto fatti in maniera spot si sono tradotti in un straordinario aumento delle importazioni, ma non hanno avuto un effetto naturale e stabile in materia di politica industriale. Quindi, affinché il sistema degli incentivi alle domande possa avere un impatto in termini di politica industriale, questi devono essere stabili nel tempo.